Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Se vi piace, ricordatevi di iscrivervi ed attivare la campanella per essere sempre aggiornati. Ciao amici, oggi vi portiamo con noi in un'esplorazione molto pericolosa. Seguite il video e capirete il perché. Siamo andati in questa ditta per puro caso e una volta lì abbiamo scoperto che si trattava di una ditta farmaceutica che con nostro profondo disgusto testava i prodotti su animali innocenti. Quindi per noi proseguire qui è stato davvero triste, in quanto adoriamo gli animali in modo davvero esagerato. Entrando nel primo capannone ci siamo resi conto della pericolosità del posto, in quanto ci siamo trovati di fronte a pareti ricoperte di muffa, ma ancor peggio, scaffali con prodotti pericolosi, aperti e maleodoranti. I capannoni si presentano in completo stato di devastazione. All'interno abbiamo trovato anche un'auto. Si tratta di una bellissima Jaguar molto lussuosa degli anni 90, che non tutti potevano permettersi in quegli anni visto il costo. Anche lei purtroppo abbastanza rovinata dai soliti vandali, come potete vedere dalle immagini. Lasciati i magazzini, ci dirigiamo in quello che era la ditta. Al suo interno, una delle scene più comuni si presenta ai nostri occhi. Quadri elettrici smontati e distruzione di ogni tipo ad ogni cosa. Salendo ai piani successivi troviamo gli uffici. Thank you.
Al secondo piano troviamo i laboratori di farmaceutica. Ci sono ancora resti di stanze con chiusure ermetiche separate l'una dall'altra e anche qui regna distruzione e caos. A un certo punto, nonostante fossimo come sempre dotati di mascherine protettive, avvertiamo comunque un intenso odore e un forte fastidio agli occhi. Perciò decidiamo di velocizzare l'esplorazione per terminarla il prima possibile. Percorrendo i vari corridoi, ci troviamo in quella che secondo noi era la stanza più pericolosa della struttura. Era piena di prodotti anche tossici e pericolosi, aperti e anche rovesciati. E qui, ragazzi, vorremmo aprire una parentesi per farvi capire che la passione per i posti abbandonati è meravigliosa e affascinante, ma anche pericolosa. Ci capita spesso di vedere molti video in cui entrano nei posti privi di protezioni. Ognuno è libero di fare ciò che vuole e lungi da noi fare i professorini o criticare, ma ci sentiamo in dovere, verso voi che ci guardate e magari prendete spunto da noi, di non sottovalutare mai questo tipo di cose. Quello
Questi posti molto spesso sono strutture vecchie, dove veniva usato amianto e altri prodotti cancerogeni per le costruzioni. Le muffe stesse che si creano all'interno di questi luoghi, gli escrementi di animali e, come in questo caso, liquidi tossici, a lungo andare possono anche portare a gravissime conseguenze se respirati. Quindi, ragazzi, niente superficialità in queste cose. Basta una maschera protettiva, dei guanti monouso e piccole accortezze che vi permetteranno di fare esplorazioni ma senza mettere a rischio la vostra salute e vita. Se avete bisogno di consigli oppure avete delle domande in merito a questo argomento, potete scriverci e noi saremo lieti di consigliarvi. Tornando all'esplorazione, ci troviamo all'ultimo piano, dove stupiti troviamo qualcosa di inaspettato, un appartamento gigantesco che un tempo doveva essere molto lussuoso, purtroppo completamente distrutto anche lui. Anche stavolta siamo arrivati alla fine della nostra esplorazione. Se vi piace ciò che facciamo e volete sostenerci, per portarvi sempre nelle nostre nuove avventure, iscrivetevi al canale e condividete i nostri video con i vostri amici per far conoscere l'Urbex. Ciao!